questo video voglio chiamarlo il solito annuncio del 27 febbraio 2019 da gennaio 2000. Il solito annuncio, ma in che senso? Vedete, cari amici, mi sono messo più lontano dalla fontana, così magari il suono verrà più congeniale. Giustamente. Quindi, eppure sono avvenute delle situazioni. Sapete che io studio clima, ma non il clima riferito all'azione umana, ma i cambiamenti climatici dovuti a cause esterne all'azione umana. In parole povere, quindi, ciò che sta succedendo nel mondo, io studiando anche le eclissi, Sole, Luna, e successivamente abbiamo avuto le eclissi di Saturno. Eclissi di Saturno, e quindi studiando il clima, ad una settimana e mezzo c'erano queste situazioni di eclissi. E benissimo, non sapete, stanno seguendo il mio video qua, c'è del pubblico, c'è del pubblico, benissimo. Il video? Allora torniamo a noi. Queste situazioni, due settimane e mezzo. Alla fine delle due settimane e mezzo dell'eclissi di Saturno, ovvero tra il 2 e il 3 di febbraio 2019, la notte, è andata la luna nuova, è eclissata Saturno, si è messa tra Saturno e la visione della Terra. E guarda caso, 18-19 giorni dopo, proprio nella parte che era più esposta al buio della notte, abbiamo riscontrato, non il 23, che comunque è una data, 23 è un numero che ricorre spesso, ma è il 22, infatti corrispondeva con 18-19 giorni partendo dal giorno zero. È venuto un terremoto di 7.5 gradi Richter in Ecuador, al confine col Perù in Ecuador. 7.5 gradi Richter. Sono zone pressoché disabitate, ci sono stati solo due feriti. Meglio, no? Meglio. Siamo stati fortunati. La cosa qual è? I telegiornali, ahimè, non ne hanno parlato proprio. Ed era riferibile a un mio studio. Allora, lo studio è giusto perché si riferisce a due settimane e mezzo dopo l'eclissi. 7.5 gradi Richter in Ecuador. E poi abbiamo avuto delle situazioni di microsismi, cosa sono i microsismi? Piccoli terremoti nella Repubblica Dominicana, quindi Mar dei Caraibi, poi c'è la fossa dei Caraibi proprio che passa dalle Honduras, e abbiamo avuto anche dei microsismi, dei piccoli terremoti ma in serie sulla faida, tanti, centinaia, come nella Repubblica Dominicana anche in California. Gli Stati Uniti stanno avvenendo grossi terremoti, però non in Nevada, guarda caso, in Nevada ha nevicato, che è raro comunque, perché Nevada è uno stato degli Stati Uniti che ha anche delle zone desertiche. Quindi zona californiana, Stati Uniti, fino alla faglia si muove fino alla Repubblica Dominicana, passando dalle Honduras. E questa è la parte americana, quella anche il terremoto 7.5 gradi Richter in Ecuador del 22 febbraio 2019. Poi, sapete, la sismicità ha preso anche la parte, insomma, diverse zone del mondo.
che corrispondono a situazioni, quali situazioni, quali diverse situazioni del mondo? Luoghi che corrispondono proprio a faglie tettoniche, al muoversi di faglie tettoniche. In Antartide, tra Stati Uniti, zona verso la Russia, gli Stati Uniti confinano con la Russia, poi le isole del Nord Europa, zona del Nord Europa, e poi ovviamente zona del Medio Oriente che va la faglia verso l'Italia, quindi Italia, area mediterranea. Il solito annuncio, qual è il solito annuncio al 27 febbraio 2019 dal gennaio 2000? Qui a Winter Six sono tornato alla fontana del parco di Rio Augusto Fosso. Noi pensiamo che le cose avvengono in quell'istante, no? E così ci dà la cronaca. E invece ci sono delle situazioni assolutamente reali che stanno già avvenendo. Non c'è nulla di così improvviso, in realtà. Stanno già avvenendo, quindi cosa ci possiamo aspettare? Quello che in città, ma in luoghi abitati, non disabitati. Eppure cosa avverrà? Cosa succederà? Si può fare il minuto di silenzio e tutto passa come fecero negli anni addietro. E invece gli eventi sono sempre in aumento, seppure non sempre si dicono. In Ecuador 7.5 gradi Richter, quindi importante, il 22 febbraio 2019, eppure non ce l'hanno riferito, no? Non ce l'hanno riferito. Allora, eventi, ma non è, cosa facciamo? Minuto di silenzio. Allora, punto qual è? Non si sono mossi fino ad oggi, eppure è utile e doveroso rivelare il pianeta Nibiru, che sconvolge il clima, cambia l'assetto dei pianeti, rivelare l'indirizzo. Eppure ciò che si è rimandato. Il Giappone conosceva Nibiru dal 1954. Gli Stati Uniti sapevano di Nibiru dal 1981 fino a studio del 1983. In realtà si conosceva dai tempi antichi il pianeta Nibiru, perché ogni 3600 anni transita nel sistema solare, da Nibiru di Oort, proprio nella zona della... passa tutta la Via Lattea. Beh, cari amici, questa giornata, benissimo, io e Mauri faremo dei giri qua, fantastici. Il solito annuncio, ma se le cose andassero dette, se le cose venissero dette, andassero nel senso si propagassero, se le cose si propagassero, la verità si propagasse, a dire che il pianeta di Dio che sconvolge il clima, sconvolge il sistema solare, sarebbe molto meglio. Al 27 di febbraio 2019 dal gennaio 2001. Ciao amici tutti. Qua sono tornato alla fontana, però cari amici sono stato attento a non dare rumore. Ci sono riuscito, poi ho evitato il sole addosso qua, ecco, potevo sbagliarmi a prendere il sole e andare troppo vicino alla fontana. L'altra volta era molto bello. Benissimo, cari amici, da questa fontana vi saluto.